che un invito che ho ricevuto dal dottore Onorati, perché avevo piacere di stare insieme con voi stamane, come si dice, darvi la sensazione, ha scritto il ministro, di non trovarvi soli in un momento di dolore e di rabbia. Dolore e rabbia naturalmente condivisi da me. Io sono un avvocato, sono anche un professore che insegna diritto civile nell'università, ma vorrei comunicarvi anche qui un dato, come si dice, biografico importante. Io sono padre di 5 figli e nonno di 6 nipoti. Alcune di queste mie nipoti hanno la vostra età e oggi in altro luogo, lontano da qui, ma insieme a voi, esprimono il dolore e la rabbia per questa strage di Brindisi dinanzi ad una scuola. Vi racconterò un paio di episodi della mia vita, cioè di quegli anni in cui, come voi, andavo sui banchi scolastici, e i banchi scolastici di quegli anni si trovavano a Corleone. Io ho fatto le scuole medie e il liceo a Corleone, luogo noto, vuol dire, diciamo, famoso, ma anzi famigerato, per essere la patria dei cosiddetti corleonesi. Corleonesi non gli abitanti di Corleone, ma capi mafia come Totò Riina e Bernardo Provenzano e Luciano Liggio e Palermo. Vi racconterò di questo, ma prima voglio dirvi, rispetto a quello che è accaduto a Brindisi, che non è vero che la mafia non uccide i bambini. Non è vero. Chi scrive queste cose o non lo sa o non lo vuol dire. Proprio a Corleone, nel 1948, un pastorello di 9 anni vide Luciano Liggio, giovane mafioso dell'epoca, uccidere un sindacalista, si chiamava Placido Rizzotto, ho fatto un film su quello, un sindacalista il quale difendeva il diritto e la libertà dei contadini di vivere, di lavorare. Vide questo omicidio, Luciano Liggio riferì questa cosa al capomafia dell'epoca, che si chiamava Michele Navarra ed era un medico, il quale con una scusa fece ricoverare questo pastorello nell'ospedale dove lui lavorava e con una siringa avvelenata lo uccise. Poi, in anni più recenti, il figlio di un collaboratore di giustizia, di un cosiddetto pentito, che si chiamava Di Matteo, un caro bambino che avevo anche conosciuto, che cui piaceva molto andare a cavallo, aveva vinto qualche premio, aveva 12 anni, ne fece 13 quando fu rapito e ucciso. Ma prima di essere ucciso, non ho voglia di dirvi come, atrocemente ucciso, fu tenuto per quasi 2 anni prigioniero, fino a diventare soltanto pelle e ossa. Questo ad opera di una famiglia mafiosa della zona di San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo, e a guidare questa operazione punitiva nei confronti di questo bambino è stato Giovanni Brusco, poi condannato insieme ad altri anche per questo assassino. Qualche anno prima, sì, certo, si voleva uccidere il giudice Carlo Palermo,
che lavorava e faceva indagini contro la mafia a Trapani, ma non importa se nel momento in cui è stato attivato l'esplosivo, intanto passava di lì, non importa, una macchina con una mamma che portava i due bambini a scuola e sono saltati in aria tutti e tre. E poi non si con la mafia colpisce sempre con obiettivi determinati, non colpisce mai innocenti, non è vero per niente. Nel 1993 a Firenze è stato tirato giù un intero palazzo, sono morte 8 persone, tra cui una bambina di 4 anni, poco dopo lo stesso a Milano, e soltanto per un errore, un errore salvifico, non saltò in aria una quantità, migliaia di tifosi che uscivano dallo stadio, questo sempre nel 1993. Quindi ragazzi e ragazze, se vi raccontano che la mafia ha rispetto per i bambini, per la gente innocente, non è vero affatto, vi raccontano una grande balla, non credeteci. La mafia va combattuta, i suoi metodi, i suoi capi vanno combattuti duramente, vanno imprigionati quando vengono catturati, devono stare a lungo nelle prigioni del nostro Stato, perché meritano una punizione grave, perché in realtà disconoscono un diritto fondamentale di chiunque, il diritto alla vita. Per i mafiosi e perché coloro che agiscono con questi metodi, la vita umana vale un soldo, può essere quella di un bambino, di una bambina, di un adulto, di un uomo, di una donna, non importa, vale un soldo, anche la propria. Qui noi siamo per dire invece che vogliamo difendere la vita e che queste tragedie, questa strage ci ricorda, deve ricordarci quanto sia importante il diritto alla vita. Guardate, è scritto nella coscienza di ciascuno di noi, è scritto nelle carte. Io qui con me ho portato appositamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Si parla tanto in questi giorni, ne avete sentito parlare anche voi in casa, sui giornali, in televisione, di questa Europa in crisi, perché sul piano economico non riesce a organizzare qualche cosa che possa dare benessere a tutte le nazioni, 27 nazioni che lo compongono. Ma bisogna ricordare che non molti anni fa, nel 2000 a Nizza, si chiama infatti Carta di Nizza, è stata approvata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Sono i principi e le regole, come ricordava la vostra preside, le regole che fanno la convivenza civile non soltanto in Italia, ma in 27 paesi, praticamente in tutta l'Europa. E che cosa c'è scritto? I primi due articoli di questa carta sono due articoli molto importanti, perché non sono soltanto chiacchiere, espressioni retoriche. Il primo articolo dice: la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. E il secondo articolo dice: ogni individuo ha diritto alla vita, nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato. Ma il diritto alla vita è un diritto che si acquista alla nascita, oggi si dice anche prima della nascita, nel momento in cui si è nella pancia delle mamme. E questo diritto alla vita non è qualche cosa di astratto, sapete, ma un'espressione come tante altre. Il diritto alla vita è il diritto ad una qualità della vita. Non è scritto in questi termini nella nostra Carta Costituzionale, ma in un'altra parte importante. Sapete, apro e chiudo una parentesi, le carte costituzionali sono le leggi più importanti, le leggi fondanti
di una convivenza civile. Abbiamo la Costituzione della Repubblica Italiana, ma come vi ho detto abbiamo anche una Costituzione europea di cui fa parte questa Carta dei diritti fondamentali. Negli Stati Uniti c'è un'altra carta costituzionale nella quale il diritto alla vita è collegato con il diritto alla felicità, cioè al benessere, ed è qualcosa che si pratica giorno dopo giorno, non è qualcosa che si conquista nel momento in cui si raggiunge e poniamo l'età adulta. Il diritto alla vita è importante perché è lo sviluppo naturale di ogni persona. E quindi io credo che i vostri insegnanti abbiano avuto il compito non solo di istruirvi, come si diceva una volta, di insegnarvi a leggere e a farvi conto, ma di educarvi. Educarvi significa appunto coltivare questo diritto alla vita nella sua pienezza, aiutarvi a crescere, a sviluppare la vostra personalità, ma non perché dovete diventare poi adulti e quindi diventate adulti, conquistate, no? Il massimo dei diritti e delle libertà, no, perché questi diritti e delle libertà dovete imparare ad esercitarli giorno dopo giorno. Il futuro, ragazzi e ragazze, non deve apparirvi, dopo quello che è successo a Brindisi, una minaccia. Vi chiedo di non considerarlo una minaccia, quindi di non considerarlo con paura, ma di considerarlo come una promessa da vivere giorno dopo giorno. Io ricordo che quando avevo la vostra età avevo un compagno di banco in quel paese sperduto in montagna, Corleone, covo della più feroce tra le famiglie mafiose. Un compagno di banco che si chiamava Luca, come il santo patrono di quel paese, San Leo. Questo era un ragazzo silenzioso, timido, poco studioso, ma molto attento. Vivevamo giornate insieme. Ricordo che un giorno il banco era vuoto, camminando lungo la strada del paese da casa mia verso la scuola, come tante altre volte, la guerra di mafia aveva lasciato un uomo per terra, pietosamente coperto da un lenzuolo bianco. Era il padre di Luca. Passarono alcuni anni e quando frequentavo già l'ultimo anno, sempre in un'altra fase, un altro momento di guerra di mafia, si inseguirono per le vie e per i vicoli di Corleone due bande armate, sparando all'impazzata colpi di pistola, ferendo un ragazzino che era di passaggio e lasciando due morti per la strada. Uno di questi era Luca, che si era affiliato, come si usa dire con un'espressione molto tenera, benevola, nei confronti di un'associazione criminale, si era affiliato a Cosa Nostra. Cosa Nostra è, apro un'altra parentesi, l'organizzazione criminale che ha origine e in larga misura opera in Sicilia, un'organizzazione di tipo mafioso, è la 'Ndrangheta in Calabria, altrettanto feroce, un'altra associazione opera in Puglia della Sacra Corona Unita e un'altra associazione opera in Campania e nelle zone vicine, e della Camorra, la nuova Camorra organizzata. Sono associazioni criminali per le quali, come vi ho detto inizialmente, la vita umana vale un soldo e niente più, che non esitano dinanzi a nulla, a nessuno ostacolo
che impedisce la realizzazione dei loro affari. Questo Luca aveva visto il suo futuro non come una promessa di felicità, ma come una minaccia. Avevano ucciso il padre, probabilmente voleva vendicarsi. Ed è morto a 18 anni, a 19 anni con una pistola in mano. Mai più, mai più, mai più debbano succedere vicende di questo genere. Questo ci dicemmo all'epoca, quando riflettevamo insieme con i compagni di scuola che cosa era successo a Luca. Invece purtroppo si ripete, ma non bisogna assolutamente arrendersi. E voglio concludere questo mio racconto, diciamo questa testimonianza, che mi sembra la cosa più semplice e forse più utile da fare qui oggi insieme con voi, dicendovi che il diritto alla vita si esprime in un modo che riguarda l'esercizio di libertà e sicurezza. Voi siete titolari della libertà di muovervi, di istruirvi, di parlare, di criticare, di conversare, nonostante non siate ancora adulti, ma dovete vivere in una condizione di sicurezza. La libertà e la sicurezza sono qualcosa che vive all'interno di ciascuno di noi, ma richiede anche che le funzioni pubbliche siano esercitate in modo da garantire a voi la libertà e la sicurezza. Questo dovete chiedere, questo dovete pretendere a tutti coloro che queste funzioni pubbliche svolgono, dagli insegnanti fino ai consiglieri comunali, ai sindaci, agli assessori, a tutti coloro che comunque svolgono una funzione pubblica. E finisco dicendovi che quando si parla di valori, si parla di vite, di vita, di salute, di benessere, di libertà, di onore, di ambiente sano, si parla di esperienza di vita quotidiana. Ed è esattamente l'opposto di ciò che le organizzazioni di tipo criminale abitualmente perseguono, cercano di ottenere anche a costo di stragi, anche a costo di uccidere bambini, bambine, gente inerme, gente innocente. Io ho rappresentato le parti civili, cioè la famiglia del generale Dalla Chiesa, ucciso a Palermo in un agguato mafioso insieme alla moglie e all'agente di Stoppa, nel cosiddetto maxi processo che si aprì a Palermo nel 1986 grazie al lavoro svolto da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino. Guardate, Paolo Borsellino era un mio compagno di università, al primo anno di università, e io appartenevo ad una associazione universitaria giovanile di sinistra, dove ci stavano socialisti o comunisti dell'epoca, giovani, simpatizzanti, e lui apparteneva al FUAN, che era un'associazione di giovani di destra, e quindi litigavamo frequentemente, ma avevamo comunque un grande rispetto reciproco, che diventò poi solidarietà quando io, arrivato al Consiglio Superiore della Magistratura, provai ad aiutare il pool antimafia di cui lui insieme con Giovanni Falcone faceva parte. Questo processo è nato sulle loro indagini, sul loro lavoro, sulla loro voglia di riconquistare per tutta la gente, per le generazioni future, per voi, libertà e sicurezza. Questo hanno fatto, e durante lo svolgimento del maxi processo il giudice cosiddetto alatere, cioè un del giudice che accompagna il presidente del, della corte di assise quindi dell'organo giudiziario che giudicava 474 mafiosi, io rappresentavo la parte civile, cioè rappresentavo le vittime della strage di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Questo giudice domandò
all'appartenente ad una cosca mafiosa, o meglio, al figlio di un capo della cosca mafiosa della provincia di Palermo. Ma poi, in definitiva, qual è lo scopo di Cosa Nostra? Cioè, qual è lo scopo di questa organizzazione mafiosa? Questo guardò il giudice con l'aria e dice: ma che domanda stupida, che domanda inutile. Dice: ma giudice, visto in dialetto siciliano, però traduco, come diciamo noi oggi, fare piccio. Dice: come diciamo noi, fare soldi. Ecco lo scopo dell'organizzazione mafiosa. E allora, quando parliamo di valori che servono per educare, non solo per istruire, di principi, di diritti e di libertà fondamentali, parliamo di qualche cosa di molto concreto. Cioè, nel momento in cui si pensa che comunque lo scopo della vita individuale e collettiva è soltanto fare soldi, e che questi valori fondamentali invece, questi altri valori fondamentali come la libertà e la sicurezza non valgono nulla, perché ciò che importa è comunque conquistare denaro, conquistare, realizzare affari. Bene, questo è qualche cosa che si traduce nell'esercizio quotidiano della libertà e della sicurezza. E che è esattamente l'opposto dell'affarismo, della speculazione, del denaro ad ogni costo, dello scambio per cui sei servitato: se mi dai questo ti do quello, se mi dai quell'altro ti do quest'altro. No. Le regole di convivenza, diceva la vostra tesi, bene, non saprei dirle altro in conclusione. Altre regole di convivenza sulla base di questa lunga esperienza umana e professionale che ho compiuto e che ho voluto in piccola parte condividere con voi stamattina, significa rispettare la vita degli altri e aiutarli quando gli altri ne hanno bisogno, e soprattutto parlare, dialogare. Nel 1855, pensate quanti anni fa, un poeta statunitense scrisse una poesia semplice e molto bella che voglio leggere. Era l'epoca in cui i neri erano schiavi, non frequentavano le scuole dei bianchi, erano relegati in capanne e luoghi abbandonati. Questo poeta americano, si chiamava Walt Whitman, in una raccolta di poesie intitolata appunto Foglie d'erba, scrisse una poesia in inglese to you, a te, che dice: straniero, se tu passando mi incontri e desideri parlarmi, perché non dovresti parlarmi? E perché io non dovrei parlare? Il dialogo, la comunicazione, l'aiuto reciproco, la solidarietà significa crescere nella libertà e nella sicurezza. Dunque, ciascuno di noi, anzi ciascuno di voi, oggi può fare qualche cosa per ricordare senza paura e con un impegno positivo la morte di queste due povere ragazze palermitane.